fanno parte della collezione permanente di Palazzo Te, esposti al primo piano, 13 bellissimi dipinti di Armando Spadini, che insieme agli oli e pastelli di Federico Zandomeneghi formano la collezione di Arnoldo Mondadori. In questa sala ci sono alcuni capolavori del toscano Armando Spadini, che nel primo Novecento amava trasporre sulla tela i membri della sua famiglia e gli elementi della natura, con sincera immediatezza e spontaneità. Caposaldo della collezione Mondadori è il Mattino di Spadini, datato 1918. Di questo dipinto si possono ammirare qui sia lo studio preparatorio su cartone, sia l'olio su tela, entrambi firmati. La moglie Pasqualina Cervone, anch'ella pittrice e allieva di Giovanni Fattori, fu modella e musa di Spadini dal 1908. Ella viene qui ritratta nell'attimo in cui trattiene sul bordo del letto la piccola figlia Maria, che è colta in movimento, nella torsione del volto e dello sguardo curioso verso lo spettatore, e sembra sfuggire dalle mani della mamma che la osserva con tenerezza. Rispetto al cartone preparatorio, impostato su tonalità grigie, il pittore qui sceglie una tavolozza più rosata, da soleggiata mattina estiva, che sottolinea la sensualità della scena. Lo straordinario studio della luce accecante, tipico di Spadini, è evidente in questo ritratto della primogenita Anna. La pennellata larga e fluida e i giochi di luce e di ombra sulla spalla, sui capelli blu e viola e sul vestito esaltano la solarità della bambina che ricorda i dipinti di Renoir. Curioso è il retro di questa tela, su cui appare l'abbozzo di una colorata gallina, testimonianza dei numerosi studi dell'artista dedicati agli animali domestici e al pollaio di casa. Non a caso, Spadini è stato definito il pittore del sentimento della natura e degli affetti familiari.